Yo homies, io sono NeverStopTheLoopin e rieccoci qua su Condemned 2. Bene, la fabbrica di bambole, oh sì, oh sì. Mi ricordo, perché mi chiedi che difficoltà voglio giocare, chiaro o a difficile? Mi ricordo io di questo capitolo, questo è pesantuccio. Chi era quell'ombra? Rosa. Perché è scappato? Non è il traditore. Mi sa che è il traditore. Si chiama così, Leroux. Il traditore. O non è un traditore? Esegue solo gli ordini, ha detto. Da uno ancora più alto. Ah, la Row è quello colorato. Aspetti. Cos'è che ha detto? Mi sembra un indizio quello. No, per niente. Verifica il nome della fabbrica delle bambole. Ok, dovrei trovare allora qualcosa che dice il nome. Oh, ok. Si chiama Walker Texas Ranger. Bene. Fabbrica di bambole di Stafford. Fabbrica di bambole di Lovett. Di Walker. Una fregatura. No, no. Io vado su Walker, va. Oh. Yeah, the Walker Doll Factory. Good. I've been in that old place as a kid. I know it like the back of my hand. Oh. Molto bene. I rinforzi staranno di sicuro per arrivare. Io prima mi prendo una bella arma. Ok, nessun altro posto dove andare. Andiamo qua. Il taser si... Mi sa che il taser lo usa automaticamente. Mi sa, può essere. Mi sa proprio di sì. Oh, e mi era strano che vedevo meno del solito. Oh, questo è un dolore al culo. Informa la Rue del numero e del tipo di vasche nell'aria. Cavolo, si sta facendo una seranda questo. Talk with me, bitch! No, non ha voglia di parlare. Vabbè, ti lascio fappare in pace qua. Bene, quante vasche sono e il numero delle vasche? Sono troppe informazioni. Vasche di mescolatore 87A 87B. Deve essere scritto da qualche parte, ma non ti so dire bene dove. 87A 87B. Oh, ok. Allora, quelli che hanno dei tubi all'infuori sono A, invece quelli senza tubi sono B. Ok, bene, allora questo è un A. Questo è un A e questo è un B. Allora questo è anche una A. Una B. Oh crap. Allora io direi che questo è una B. Questo è 100% una B. Facciamo B. Ok. Questa è una A. Ah, ok, adesso qua. Questi chi è la... Chi di voi due ce l'ha più lungo è la A. Allora, tu sei una A. E tu, mi dispiace, sei purtroppo B. Però me ne manca ancora uno. Dov'è l'ultimo? Oh! Oh, aspetta. Oh, aspetta. Sì, no. È una A. Forse è anche una... Oddio, questa è di sicuro una A. Però questo ce l'ha più lungo. Forse questa è una B. Va bene, mandiamo. Ah. Ne ho sbagliato uno. Up
aprì la porta avvolgibile. Oh, no problem, sir. Hai detto che dovrei salire su. Giusto? Ma sarà davvero così facile salire su? Saremo... Che roba c'è qua? Mi sembra più forte. Infatti mi sembra più forte. Dovrei salire su. Questo posto è pieno di sorprese. Sto per dire, questo posto è pieno di sorprese, credetemi. Che? Non siamo soli, non siamo per niente soli e questa storia I don't like. Ecco qua, qua è quello che devo schiacciare, ma qua che... ora inizio ad andare in giro a guardare cosa c'è. Forse trovo un fucile, una pistola, giuro che potrei essere molto utile ora qua una pistola. Che qua appaiono delle cose Non mi interessa, datemi una... un'arma. Molto bene. Allora devo rientrare lì dentro. Sei stato furbo, amico mio. Ascolta, 17, 23, 10. E se c'è un altro numero? E io non posso vederlo perché ci sono queste scatole in mezzo? No. Com'era? 17, 23, 10. Inserisci la giusta combinazione del locate. 17, 23, 10. Sì, vorrei tanto esaminamina. Allora, 17, 23 e 10, biace. Apri. Vediamo questo bel gioco. Il gioco più divertente. Ecco qua, che stanno venendo a prendere anche a me. Però bambine, mi dispiace, io non voglio giocare. Che? Ce n'è già uno vicino? Oddio, stanno arrivando. Salvataggio. Oddio. Spero che mi scoppi adesso uno in faccia. Oddio. Corri! Calcia le bambole per abbattere in tutta sicurezza. Come se così... Allora... Oddio, mi son cagato le mutande! Vai! Se io mi ricordo bene, escono fuori anche dalle scatole queste maledette bambole. Mr. Thomas, the whole factory is going up in flames. Where is this damn office? On the second level. And one more thing. If you come across the ventilation control room, use the air duct as a shortcut. You usually have to move a bunch of shit to find the vent door. Che tutto sta succedendo qua? Allora, io devo trovare un ufficio. Cavolo, avrei dovuto leggere qualcosetta lì qua che dice. Ma non faccio mai in tempo, perché non posso entrare? Perché c'è una cavolo di scatola che pesa 35 kg, vero? Cosa c'è qua? Sorpresa? Una motherfucking sorpresa c'è qua? Dovrei passare lì. Però ho visto un'altra porta. Ho visto bene. Ero convinto che c'era forse un'arma dentro quel armadietto. Invece col cavolo. C'è una batteria del taser che ancora non ho idea come si usa. Forse è qua. No, non c'è. Nella radio c'era tipo un barbone che ha detto: ehi, amico! Qua sta prendendo tutto fuoco. Vabbè, non è quello che ha detto, però ha detto: mi sto facendo. Dio! Wow! Oddio, quanto è brutto quell'altro! Se io avessi almeno una mezza idea su come. Su come usare il taser, io lo farei. Perché non posso sbattere. Asco. Genius in the future. Yeah, snitch.
Se io avessi almeno una mezza idea su come usare un taser, lo potrei usare. Ma vai a fare quella cacca che schiaccio sempre lo stesso bottone. Ho le batterie piene, o anche, mi dice, ma non ho idea come si usa. Nice. Che cavolo ho fatto? Ho scoperto come si usa il taser e ora non ho paura di usarlo. Bam. So che mi consuma batterie ed... Volevo solo aprire quell'armadio, invece è successo tutto altro. Ma chi se ne frega, va? Oh, questo mi piace molto. È anche più veloce, però la portata non va bene. Ma chi se ne... Ecco qua gli elefanti di nuovo. Com'era questa situazione qua? Mi ricordo che qua ora escono un casino di bambole. Vabbè, non ora, però... Dovrei prima schiacciare qualche bottone, se mi ricordo bene. Ecco qua che inizia il divertimento. Ecco qua che inizia il divertimento. Non so che cosa... Allora, io qua c'è una... una bambola! Ah, capito dov'è il problema. Non sei tu. Devo abbassare questi cosi. Prima chiudere gli sportelli e poi... Go! Il più veloce che puoi. Qua ci sono buchi. Ah, qua escono dappertutto le bambolines. Dai, cartoncino. Quel cartone mi blocca ora il fuoco e io posso... Che cavolo è stato? Oddio! Vai! Genius. Sto andando bene. Meglio che l'altra volta. Voglio dire, meglio che nella prima volta. Cos'è? Sento un sound. Sento un sound. Eeeh, di sicuro dove cavolo era? Come se l'ho giocato proprio da poco. Mi ricordo un po' più o meno. Sto avendo dei flashback tipo... sono arrivati. Le bambole del terrore. Oddio. Queste sono più veloci. Ora c'è una situazione di cacca, mi sa, adesso. Proprio... Cacca, aspetta, ecco. Anch'io so fare l'urlo della battaglia. Ho rotto il martello. Non siamo mica seri. Oh, una televisione. Non me frega niente quello che dice la televisione. Io vado avanti. Lo so attiva... Cioè, ho toccato solo giusto l'antenna per... Oddio! Non può essere ancora vivo. No, devo ritornare un attimino indietro. Oh, santini. Piccolini. Oh, che bel fuoco. Ah, chiaro. Giriamo le valvole e ora il fuoco si spegne e possiamo passare tranquillamente proprio. Oh, la tosse brutta maligna. Non va bene. Mi sa che qua c'è il boss. Che cos'è stato? Era una tosse o cos'è che... spiriti maligni? Spero di no. Dovevo fare un qualcosa con queste bamboline perché... Perché si possono raccogliere e si possono usare tipo granate, quelle bamboline. E sono super efficaci. Non riesco a respirare. Mi serve una mano, forse? Se io so dove sei... Ah. Hai bisogno di una maschera antigas. Ah, è vero. Ed è qua, mi sa. Se ricordo bene. Ah, come la... ecco! No, avevo appena detto che devo usare le bambole, vero? Genius. Oddio, fai paura. Non guardarmi così, quell'occhio sembra vero. E lancia. Ho detto... Lancia, ho detto. Wow. Epico! Poi vorrei di nuovo tanto la mia chiave inglese. E qua c'è la mascherina antica. LaRue, I'm in the safety foreman's office, and the stupid mask better be here. This should be in a large cabinet marked with masks. Ok. Great,
fucking empty. Now what? Continua a cercare. Guarda, meglio per te, perché sennò questa... le chiavi inglese! Paranormal Activity qua. Chiave inglese Activity. Smettila. Oh, forse è qua. Oh, che... Oh. No, si beve. Applica... Give it to me. Ecco, già non vedo niente così... Ti ho spento il fuoco con una mazza, proprio con un colpo in testa, maledizione. Da dove cavolo ne escono fuori? Oh, io sono il miglior pompiere al mondo. Vi spengo il fuoco con le mazzate in testa, cavolo. Vieni qua che ti aiuto adesso io. La vuoi anche tu una mazzata in testa? La tua faccia mi sa, mi dice di sì proprio. Va, fiu, è stato caldo qua. Puoi fare più veloce. Seppure ballerino. Mi giuro, già non vedo niente. Che cosa è successo? Oh, sei per caso morto? Mi sa che ora non puoi ballare più, eh. Poverino. Sarebbe stato di sicuro un ottimo ballerino. La maschera me la vorrei togliere, ma non fa. Devo andare avanti così, devo andare... Oddio! Dove cavolo vado? Ah! Geniale! Ma devo scendere più... Devo scendere più giù? No, no. Prima guardiamo... Oddio! Si è spaccato tutto. Ah! The sound! Mi servirebbe un qualcosa per accendere il fuoco lì. Oddio, che stupido! Ah. E io lì pensando come si fa. Ma ho rotto la mia mazza da... No, non l'ho rotta prima. Posso ancora essere il miglior pompiere del mondo, meno male. Cosa c'è lì? Mi sa di averlo visto. Perché si è aperto il cassonetto? Ecco perché. Stronza, che voleva fregarmi. C'è altra roba lì? A parte bambine indemoniate che scoppiano, no. Possiamo scendere tranquillamente giù ora. No, non posso più tornare indietro, è vero. Vabbè, forse non c'era niente di importante lì. Puoi scendere? Non voglio vedere le tue balle che ballano. Volevo dire le tue gambe che ballano, però vabbè. Si può anche accettare le balle che ballano. E adesso? Più giù non posso, lì crepo. Oddio, che cos'è stato? Mi già non vedo niente così, oh. Ora non ho idea, se mi devo sbrigare, se no cado anch'io. No, posso andare tranquillo. Ascolta, mi devo calmare un attimino. Ok, qualcosa mi dice che dovrei spegnere il fuoco. Però qualcosa mi dice che se io giro quello succede altro. Di sicuro. No, no, non succede niente. Ok. Fino a qua ci siamo. Sto andando bene. Oh! Sì, lo so che sei stato bravo. Si dà anche le pacchette. Tipo, oh, guarda come sono stato brave. Oh, che culo. Che culo. Pesantuccio qua. È posto. Però... Asco! Cioè, che cosa è stato? Ah, mi è caduto il muro dietro. È troppo. È troppo. Ecco qua. Avevo detto io che c'era un... Ah! Che stupido che sono! Pensavo di essere un piromane professionista qua a camminare sui fuochi, capito? Io direi di chiamare il boss. Voi cosa dite? Io dico di sì. Ah, ok, la scatola sono lì. E qua è il bottone. Chiamiamo il boss. Cosa? Dove, dove fucking è? Eccolo lì. Oh, voi pensate, oh, che gambe sexy. Invece, oh, che tette.
lecca lecca pesante questa. Oh, di solito le donne con le tette grandi non si devono picchiare. Di solito. Boss! Quelle tette fanno male. Vorrei la migliore che avete nel locale, per favore. Oh, 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 oh. Fate, ma guarda che... Se non era una drogata del cavolo... È troppo forte sta maledetta. Ha quel ciuppa ciuppa della potenza. Non posso dare troppi colpi. Wow, 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 wow. Dove è andata? Dove è andata? Dove cavolo è andata? Cosa? Oh oh. Ok. Ok. Tranquilli. No. Questa non è un'ottima situazione. Non sono neanche ubriaco per poter lanciare bene. Vai. Ah. Non ho nemmeno idea se l'ho colpita. Mi guarda quando si piega, sei troppo bella. Oh. Piegati di nuovo, piace. Mi sa di averla colpita. Fa un urlo di piacere, fa. Cioè, ma come può essere che quei baby lì... È scappata. È scappata, cavolo. Allora la inseguo col mio martellone e li faccio vedere io. Mi dovrei curare. Please. Cosa c'è qua? Raccogli... Oh, il ciuppa ciuppa della bellissima tettona zombie, cavolo. Quest'arma vi posso assicurare che è davvero potente. Non è uno scherzo. Non... Davvero, non hai bisogno di avere tette giganti per poter usare quest'arma. E questa è la cosa bella. Oh, baby cucù. Meglio questa che un fucile. Non sto scherzando. Uè, come cavolo hai fatto? Pupoz, mi sono appena guarito, maledizione. Che odio estremo. Oh, qua c'è il rumore. Boh. Aspetta, amico, sto sentendo dei rumori strani. Oh, è lì in fondo. Se mi ricordo bene, da qualche parte c'è qualche mattone o roba così. Se mi ricordo bene. No, no, non potrei lanciare il mio ciuppa ciuppa. Oh sì, sono davvero un idiota. Ho lanciato il mio ciuppa ciuppa e ce l'ho perso. Fuck. 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 Ce l'ho perso, e lì c'erano i mattoni, come ho detto. Allora, prendi nota del numero di identificazione dell'ascensore per la row. Dov'è? Eccoti qua, Snitch. Cos'è 4C? 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 I'm near service elevator 4C. Come buono, che mi stai a dire? C'è scritto qua 4C. Era direi anch'io. Studia gli indizi. Ricollega il pannello correttamente. Oh, non sono bravo in queste cavolate qua. Ok, forse mi sa di... Forse so. No. Allora, quello rigato va... No. Aspetta, quello rigato va qua sotto. Dov'è? Rigato. Quello ciccione... Va... qua. Ma qual è il rosso? Dove c'è scritto quello ciccione? Sarebbe quello spesso. Va quello spesso. E qua nel numero 1 ci va quello... Cosa cavolo è? Bianco? Oh, fuck it. Quello bianco. Damn it. Ah, era scoperto, non bianco. E vabbè, è la stessa cosa. Vuoi che sia? No, è sempre un capo. Oh! Oh! Sostituisci il fusibile. Tipo? Ho dei fusibili? Sostituisci. E lo vorrei tanto sostituire, però.
Se non posso neanche uscire da qua. Oh, invece sì che posso. Mi ho perso il mio ciuppa ciuppa, ma io non ci posso ancora credere. Oh, io. Forse è recuperabile. È troppo, era troppo per me tutto questo. Oh, che cavolo. Intanto io vi saluto qua. Questo episodio finisce così. Ciao ciao.